Allora, intanto mentre vi state combattendo dei calzini, facciamo vedere il primo piano della terapia di Hackett. Io ho avuto una volta la sfortuna di mettere i piedi nel ghiaccio e devo essere sincero, è qualcosa di lancinante, te ormai sei abituato. Sì, abitudine. Per me che ormai sto arrivando a una certa età, è importante prendersi cura del corpo. Senti, battute a parte, oggi è stata una grande serata di basket. Il risultato forse è un dettaglio, ma l'essere rimasti, aver fatto la partita per un tempo e essere rimasti nel secondo è una soddisfazione, credo, importante. Sì, per i primi 24 minuti siamo riusciti a controllare il ritmo partita, a mettere il muso avanti, giocando anche una buona pallacanestro. Poi loro sono rientrati più aggressivi nel Batu, man, just give me a second. Sono rientrati con più aggressività, facendo più canestro, ma siamo comunque riusciti a stare lì, a giocarci gli ultimi minuti punto a punto. Poi loro forse con qualche fischio regalato e qualche canestro in più l'hanno portata a casa, però molto meglio rispetto a San Antonio e gran prova d'orgoglio, secondo Anche perché quello che cercavi non hanno scelto i 2 punti, che non sono nemmeno in palio, ma una prestazione di squadra, e oggi è stata una prestazione di squadra attraverso tutti i quintetti, una continuità che ha dato segnali importanti. Sì, ti dirò, possiamo ancora fare meglio. Abbiamo impostato un sistema che è molto produttivo e sta a noi giocatori impararlo e sfruttarlo bene. Siamo ancora indietro perché ci sono margini di miglioramento grossi in questa squadra. Conto che con l'inizio dell'Eurolega e il proseguimento del campionato possiamo migliorare e diventare una squadra sempre più forte. Adesso, dopo una settimana di NBA, di lustrini e luci, come si dice in gergo, c'è anche l'Eurolega che attende. La voglia di giocare per i 2 punti credo vi stia mangiando vivi. No, adesso abbiamo questo viaggio di ritorno che sarà abbastanza lungo e poi subito Berlino è una partita fondamentale per noi, quindi dobbiamo recuperare le energie, dimenticare tutto quello che è stato il bellissimo viaggio in America e prepararci alla realtà e all'inizio dell'Eurolega.